Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con Voce Amica, Bollettino Parrocchiale di Salce. In prima di copertina il parroco Don Giorgio Aresi, prendendo lo spunto da un libro che riporta gli scritti di Carlo Maria Martini, eh, Arcivescovo di Milano dal 1980 al 2002, prende lo spunto dall'espressione «Sciogliere il cuore, il sogno di Martini, una Chiesa libera dai poteri di questo mondo, capace di procedere per la sua strada, di dare spazio alle persone e infondere coraggio». Ecco, questa profezia che è ancora attuale, che si fonda sulla parola di Dio, che invitano la Chiesa a fare delle scelte che toccano il cuore, una fede che è capace di entrare nella realtà presente delle persone, eh, di chi soffre, nelle case, nel cuore di tanti giovani, una chiesa che cerca di eh, entrare nella vita delle persone, che vuole essere segno di Cristo, una strada che tocca le corde più profonde della mia esistenza nella compagnia di coloro che con me condividono la stessa fiducia. E comprendono la vita come una vera scommessa sulla bellezza del Vangelo. Ecco questo è il progetto che anche Don Giorgio sogna per la nostra chiesa, per la sua chiesa che serve, per la chiesa locale. Vivere l'oggi senza paura del domani, essere e sentirsi in quella esperienza libera e liberante che è l'incontro personale con Cristo Gesù, nella testimonianza che siamo chiamati a dare agli altri. Il giornale riporta poi già il programma delle celebrazioni pasquali, da conto del Mercatino di San Martino 2022, una iniziativa molto sentita a Salce, in supporto della apprezzata e amata scuola materna che la comunità di Salce sente come un elemento fondamentale del suo servizio. 34 bambini iscritti, ecco quindi è in supporto anche al comitato di gestione che ci mette tutto l'impegno per rendere questa scuola sempre attiva, sempre in ordine e sempre secondo i tempi e le necessità. Il ricordo di San Nicolò, poi un'iniziativa che ha aiutato le persone a vivere il Natale. 18 dicembre, 7 gennaio, tour dei presepi tra Salce e Giamosa, 5 tappe raccontate dettagliatamente dal giornale. Ha aiutato a scoprire la vera gioia delle feste natalizie, ma ha anche vissuto un bel momento di aggregazione e socialità. E viene detto un grazie significativo a tutte le persone che hanno progettato e hanno dato una mano a realizzare. Questo percorso che si è concluso poi, eh, come sempre, in un momento conviviale, con il supporto degli alpini. Le campane di salce mh, viene dato conto di un intervento, un sostegno ligneo era ormai in marcio, è stato cambiato, quindi le manutenzioni sempre necessarie nelle nostre realtà ecclesiali. Un po' di normalità anche per la corale parrocchiale, dopo la pandemia, la corale parrocchiale, qui in una foto di repertorio, riprende perché cantare insieme vuol dire esprimere gioia, preghiera, amicizia, speranza e unione. E eh, pur tra le difficoltà, nel settembre scorso, in coincidenza con l'ingresso in parrocchia di Don Giorgio Aresi, la corale ha ripreso il suo servizio che continua ancora in tutte le circostanze significative. Anche il coro mini cantori di Salce, ha ripreso la sua attività con l'obiettivo non solo di appassionare questi bambini al canto, ma di farli anche partecipi dell'esperienza della comunità. Un ricordo di Giancarlo Fant, mancato il 13 dicembre 2022, una persona significativa per la comunità di Salce. L'Epifania, Benedizione dei bambini, momento anche questo significativo per eh, far. Eh, Apprezzare la presenza di questa realtà significativa nelle nostre comunità. Celebrata il 5 febbraio la festa della vita, i bambini battezzati nell'anno precedente, poi le foto che riportano i defunti alla, al ricordo soprattutto dei lettori della parrocchia di Salce. Abbiamo visto la voce amica, bollettino parrocchiale di Salce. Passiamo all'Alpino Zoldano, numero unico a cura del gruppo Alpini di Valdisoldo, che celebra anche con questo eh, interessante giornale, questa interessante documentazione di pensiero e fotografica i 30 anni della fondazione del gruppo Alpini Val Zoldana. L'Alpino Zoldano, l'antico adagio dice la speranza è l'ultima a morire, una riflessione del redattore Michelangelo Corazza, alpino, scrittore, eh, amante veramente della sua terra di Zoldo, questo incoraggiamento, l'antico adagio dice la speranza è l'ultima a morire. Ecco, passando in rassegna realtà negative che segnano la nostra realtà sociale, ecco, invita invita i suoi lettori a entrare nella realtà positiva della speranza, di guardare anche con occhio positivo alle difficoltà che segnano il cammino di persone, famiglie e di un'intera comunità per vivere in questa dimensione della speranza. L'Alpino Zoldano compie 30 anni, ecco viene dato conto di questa esperienza, questo giornale annuale che eh, nacque da un'idea nel 1991 e che poi è sempre stato fedele a trasmettere ai suoi lettori eh, la passione non solo per l'alpinità ma anche la passione per le realtà di Zoldo. Trent'anni della mia prima pubblicazione e quindi una grande soddisfazione. La voglia di normalità che entra nelle persone. La solidarietà alpina all'Ucraina anche in Zoldo ci, si è mossi per dare una mano a questa eh, popolazione così provata e così bisognosa. Quando la Dunata fa incontrare vecchi amici, viene dato conto dell'incontro di due amici che, dopo gli anni della naia, possono rivedersi e riconoscersi. Ricordando un caduto dell'ultima guerra mondiale, la morte dell'aiutante di battaglia Giorgio Carocari della tredicesima sezione Metraatrici viene dato un bel resoconto. La festa a pancera Valentino Besarelli nella ricorrenza di San Sebastiano 170 anni dalla nascita di questo grande scultore locale Zoldano Valentino Besarelli, le cui opere sono ammirate in tante chiese, in tante realtà. Ecco anche un annullo per ricordare questo evento. Nel ricordo di Federico Emenotti, un momento in cui la, il passaggio per la casa di soggiorno era regolato da altre normative, e qui una foto ricordo, anche la foto di due alpini che si sono rivisti dopo tanti anni, dopo 55 anni. Un ricordo ancora a Carlo Gianni Trapani, dalla Versiglia Zoldo, una persona che ha lasciato il segno anche nello Zoldano. Si passa poi a mh, progettisti da Zoldo, Michelangelo Corazza racconta di Massimiliano Bobbo, eh, legato a Zoldo, e anche un'altra persona, Riccardo Toldo, ecco, appassionati l'uno di arte organaria non nella formazione nell dell'organo, ma nel disegno del mobile che sostiene e accompagna l'organo, prodotto in questo caso dalla ditta Zanin. Passione per l'arte organaria che ha segnato questo, questo giovane. Anche Riccardo Toldo, design industriale e la tradizione del gelato coniugate in una interpretazione artistica significativa. Permo e Civetta, se potessero parlare, le due montagne simbolo dello Zoldano, un bel racconto dei paesaggi che si vedono, si incontrano, un senso di nostalgia, una nostalgia però che eh, aiuta a guardare avanti e a superare le difficoltà sotto gli occhi di questa bella realtà naturale. 93 anni di storia. Eh, negozi chiusi tanti, ma qui ne abbiamo uno, la falegnamaria De Marco, che continua eh, di generazione in generazione. Il racconto della vita di un alpino che si è fatto onore, Angelo Scarzanella, che racconta della sua vicenda militare con la campagna di Russia, il ritorno, la eh, sofferenza per i piedi semi-congelati. Congelati, la ripresa dell'attività normale. Soggiorno del beato Papa Giovanni Paolo I in Val di Soldo a Pecol nel 1967, da vescovo di Torri Veneto, passò alcuni giorni nell'abitazione che le suore di Maria Bambina avevano ristrutturato a Pecol di Soldo. Viene dato racconto di questo. E poi il giornale continua con tante altre pagine, con ricordi fotografici, il racconto degli sportivi. Nelle loro vicende dell'anno scorso e poi alcune pagine significative, sicuramente per i lettori di Zoldo. Oltre agli auguri ad alcune persone e l'angolo della poesia che invita a leggere, il ricordo di alcune persone significative della Val di Zoldo. Comunque tutti sono significativi, non dimentichiamoli. Nomi, foto e un resoconto della loro vita. Abbiamo visto. L'Alpino Zoldano a cura del gruppo Alpini Val di Zoldo. Concludiamo la nostra rassegna con CT Girando, periodico del CTG del gruppo Belluno, che presenta i suoi programmi dei prossimi mesi. In prima di copertina una riflessione, giovinezza di spirito e di cuore. La giovinezza non è un periodo della vita, è uno stato d'animo che consiste in una certa forma della volontà. In una disposizione dell'immaginazione, una forza emotiva nel prevadere dell'audacia sulla timidezza, della sete di avventura sull'amore per le comodità. E la conclusione, quando tutte le fibre del vostro cuore saranno spezzate e su di esse si saranno accumulati le nevi del pessimismo e il ghiaccio del cinismo, è solo allora che diventerete vecchi. Il giornale passa poi a presentare. E ricorda la giornata mondiale dell'acqua, 22 marzo proprio oggi: acqua di monte, acqua di fonte, acqua piovana, acqua sovrana, acqua che odo, acqua che lodo, acqua che schilli, acqua che brilli, acqua che canti e piangi, acqua che ridi e muggi. Tu sei la vita e sempre fuggi. Ecco queste belle parole che, di Gabriele D'Annunzio che ricordano questo giorno particolare. Le varie proposte. Pasqua in terra di Siena, dal 6 al 10 aprile, intorno alla Pasqua, il 2 aprile la eh, tradizionale ormai Pasqua del CTG, passeggiata dei primavera verso il dal Pago, il programma sarà dato agli interessati, il 16 aprile Alta Via dei Colli Egao, Euganei. nel ponte del 25 aprile, Genova l'abbraccio della lanterna. Genova è una città che ha una lunga storia alle spalle ed è rinomata non solo per le splendide coste che la circondano, ma anche per le viuzze del centro storico. I locali caratteristici e l'odore del mare nei dintorni del porto. Con questi giorni viene proposto questo agli interessati. Il ricordo di chi ha concluso la sua vita terrena, 7 maggio, Valle di Lamen, Covoli. E Monte Paffagoi anche qui un sentiero locale interessante, eh, il 31 maggio una proposta significativa, Venezia scondesta, si va in treno a Venezia e poi eh, si passa per posti dove ci sono dei giardini, alcuni aperti al pubblico, poi orti e giardini storici di antichi palazzi e convendi, ecco una visione di Venezia diversa. Dal passaggio sul canale Grande che darà l'immagine di una città non del tutto conosciuta. Madonna della Corona, il 10 giugno, il santuario sulla roccia, nella zona di Spiazzi, è sospeso tra cielo e terra, aggrappato a una parete rocciosa del Monte Baldo, ridosso di uno strapiombo a quota 775 metri, il suggestivo santuario della Madonna della Corona, è un luogo sacro di incantevole bellezza. Sia per la spiritualità che vi si respira, sia per l'originalità del paesaggio che lo circonda. Un luogo che merita veramente di essere visitato. Ecco, altre proposte poi eh, vengono formulate dal gruppo CDG ai suoi lettori e agli appassionati. Abbiamo visto eh, C.T. Girando, periodico del CTG, gruppo Belluno. Con questo si chiude la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. Auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione con i programmi di Telebelluno.